Ok, questa nocciolina sarà un nocciolone! Iniziamo! La scintilla che fece scoppiare la prima guerra mondiale è stata l'assassinio a Sarajevo dell'erede al trono d'Austria, Francesco Ferdinando. Ammazza che pettine! Da parte di Gavrilo Princip, rivoluzionario di origine serba. L'Austria, che stava aspettando solo una scusa per fare bordello, decise quindi di attaccare la Serbia. Ed ecco che ci siamo. La Russia sognava di creare un impero che comprendesse tutti i popoli di lingua slava, con cui spaccarsi di vodka da mani a sera. Decise quindi di aiutare la Serbia. A mettersi la maglia dell'Austria ovviamente sono i tedeschi. Dall'altra parte del campo troviamo la Gran Bretagna, la Russia e la Francia, unite nella triplice intesa. Intanto in Italia... Sta scoppiando la guerra, che facciamo? Vabbè, balliamo. Giolitti aveva deciso di non intervenire a favore dell'Austria e della Germania, pur facendo parte della triplice alleanza. Perché? E che cos'è questa triplice alleanza? Oh, ma sono qui apposta, te lo spiego subito. La triplice alleanza era un patto difensivo. E siccome Austria e Germania non erano state aggredite, ma avevano dichiarato guerra per prime, l'Italia, assai furbetta, sostenne di non avere alcun obbligo di schierarsi al loro fianco. La guerra, ancora agli inizi, fu definita una guerra lampo, perché avrebbe dovuto concludersi in poco tempo. Magari durò 4 anni. La Germania, a tradimento, attacca la Francia sorprendendola alle spalle passando dal Belgio. Che poraccio, era pure neutrale. I tedeschi arrivano a 40 km da Parigi. E a quel punto furono bloccati a colpi di baguette e tazze di tè bollenti dall'esercito franco-inglese. Fu subito chiaro che quello che doveva essere un conflitto da una botta e via si stava trasformando in una vera e propria guerra. I soldati stavano sepolti nelle loro trincee per settimane, sotto la pioggia e in mezzo alla loro merda. Intanto però in Italia le cose stavano cambiando. Un gruppo di nazionalisti e interventisti, tra cui il nostro Gabrielone d'Annunzione Nazionale, faceva pressione perché l'Italia entrasse in guerra. Il punto della questione era che molti territori italiani erano al tempo sotto il dominio austriaco. Quindi... Giolitti, per favore, muovi il culone, perché anche noi vogliamo la nostra fetta d'Europa! Ok, ok, ok! Fu così che nell'aprile del 1915 il governo italiano firmò in gran segreto il Patto di Londra, con il quale l'Italia entrava in guerra a favore dell'intesa, tradendo la triplice alleanza fatta con Austria e Germania. Traditore! Gli austriaci a quel punto volevano farci un culo come un pretzel e organizzarono una spedizione punitiva contro l'Italia. Nell'agosto del 1916 l'Italia riuscì a respingere gli austriaci sull'altopiano di Asiago, che non è questo, sull'altopiano di Asiago, e ad occupare la città di Gorizia. Nel frattempo, sul mare, Inghilterra e Germania se le davano di santa ragione, perdendo entrambi numerosi armamenti. Alla fine, con le pale girate, ognuno se ne tornò nel suo porto, ed entrambe le potenze si dichiararono... vincitrici? Ma che cazzo... Poteva benissimo finire qui, e invece no! La marina tedesca aveva colpito con dei sottomarini delle navi di rifornimento americane. E lo sai come sono sti americani? Sono pazzi! C'hanno la guerra nel sangue! E via che entrano nel conflitto. Nel 1917 la Russia si ritira dalla guerra per problemi interni, firma un trattato di pace con la Germania in cui perderà Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e... Dimitri! Che ancora oggi non si sa che fine abbia fatto. Francia, Inghilterra e Italia sembravano fottute, ma fortunatamente gli americani, guidati da Wonder Woman, entrarono in guerra a loro favore. Agli austriaci ancora rode lo strudel per il tradimento dell'Italia. E che esagerati, traditore, sì! E ci spaccano le chiappe a Caporetto. La sconfitta fu devastante, ma quando tutto sembrava perduto, il paese seppe reagire, riorganizzando l'esercito sotto il comando del generale Armando Diaz. Quel cappello è una torta. Gli austriaci furono asfaltati completamente sul piave. Austria e Germania ormai erano allo stremo. L'Italia ottenne la vittoria decisiva a Vittorio Veneto. Il 3 novembre 1918 fu firmato l'armistizio con l'Austria. L'11 novembre la Germania chiese la pace.
A posto, la guerra è finita, abbiamo vinto, dateci quello che è nostro e andiamo a casa. Volevi! Già, perché quella dell'Italia fu una vittoria mutilata, come disse Gabriele D'Annunzio. L'Italia infatti non ebbe i territori promessi dal Patto di Londra, come la Dalmazia, Fiume e Dimitri, no? D'Annunzio triggeratissimo!